facevo non ho visto crescere nessuno dei miei figli. Il più grande l'ho lasciato che aveva 7 anni e oggi invece ha dei figli anche lui. Magari l'ambiente dove cresci, dove le frequentazioni, le amicizie, in un battere d'occhio ti portano a sbagliare. Credo sia un buio profondo, nero proprio. Il problema secondo me è fare in modo che le persone riescano a convincere che al di là dello sbarramento automatico c'è una persona. Io mi sono visto incontrare in questa situazione e ho reagito. Ho reagito e quindi queste sono tutte le conseguenze che sto passando. A 20 anni sei giovane. Quando ti viene a mancare un fratello che viene ucciso, tu cerchi di capire. Se non capisci, agisci. Io ho agito. Ed eccomi qua. Non c'è nessuna scusante nel fare del male agli altri. Io sono qui perché ho un ergastolo. Io per 22 anni ho vissuto l'isolamento. Io sto uscendo adesso dall'isolamento. Il problema non è l'ergastolo. Il problema è l'ergastolo ostativo. Con l'ergastolo, così come era prima disciplinato, è possibile mantenere viva la speranza di una fuoriuscita dal carcere. Con l'ergastolo ostativo questa speranza si uccide. La cosa che mi colpisce di più è che su queste persone con un fine pena mai hanno sicuramente una grossa forza interiore. Molto spesso noi scambiamo con una cosa, cioè la speranza per l'illusione o viceversa. Quando ti trovi in queste poste deve sempre sperare. Siamo stati distaccati per ben 24 anni. Lo siamo tuttora distaccati perché è troppo forzato. Però c'è un bel rapporto con lei, questo mi dà speranza. Occorre capire perché poi si arriva a commettere determinate azioni. Qual è stato quel prima? E cosa diventa quel dopo? Di poter portare la mia testimonianza, seppur negativa, nelle scuole e laddove c'è la possibilità, che mi danno la possibilità di poterlo fare in tutti i posti possibili, affinché possa salvare anche un ragazzino solo dalla devianza.